Benvenuti al Giardino Pensile della provincia, uno dei luoghi sicuramente meno conosciuti ma anche più suggestivi del nostro centro storico, soprattutto dopo che viene risistemato, diciamo, quindi una zona da riscoprire ma magari anche da tenere di conto da tutti i punti di vista. Per me è un grande piacere, tra l'altro, anche tornare qui in questo luogo dove ho lavorato per 24 anni come addetto stampa, quindi un po' anche un'emozione ulteriore, oltre a quella ovviamente di essere qui e parlare con Matteo di questo suo libro e anche di tematiche veramente importanti, significative e voglio dirlo anche con un pizzico di orgoglio cittadino, ma tutto sommato anche di testata, visto che comunque Matteo per Teletour è una figura importante, c'è cioè il fatto che la sua professionalità di giornalista, ma anche la sua passione, perché credo che questo tipo di lavoro lo si fa soprattutto per passione, lo ha portato ad essere oggi uno dei punti di riferimento anche a livello nazionale su questioni come quelle di cui parleremo stamattina. Per me è stato un po' sorprendente, io devo essere Matteo sincero, la prima volta che ho letto e ho visto un articolo di Matteo Giusti sulla politica internazionale, ho pensato, guarda, Matteo c'ha un omonimo che scrive di politica internazionale. Invece poi devo dire che le tue grandi qualità, la tua qualità principale che io ho sempre ritenuto da quando ti conosco, ormai sono tanti anni, è la curiosità e la voglia di capire. E questo credo che quando ci si confronta con realtà complesse come queste, stamattina proveremo anche a entrare in questa complessità, sia la componente fondamentale. Sappiamo ovviamente che gli instant book si prestano a volte anche, proprio perché vengono scritti nell'immediatezza di un evento, in questo caso un evento tragico come quello della morte dell'ambasciatore Attanasio, rischiano appunto di pagare il prezzo di questa caratteristica. E invece l'omicidio Attanasio, morte di un ambasciatore, è un libro che approfondisce molto, che approfondisce la tematica, che non vive solo dell'immediatezza del fatto dalla quale ovviamente la sua scrittura è scaturita. Io vorrei cominciare questo viaggio, questo racconto, Matteo, capovolgendo un po' l'ordine che tu hai dato nel libro e vorrei partire invece proprio dalla figura di Luca Attanasio, un ambasciatore sicuramente diverso dalla figura che probabilmente ognuno di noi ha dell'ambasciatore, no? Quindi una figura magari spesso e volentieri in là con l'età, no? Che porta il peso della sua esperienza, magari in realtà internazionali complesse come queste. Luca Attanasio invece è una persona giovane con altre caratteristiche. Chi era Luca Attanasio? Grazie Luca anche per le belle parole. Luca Attanasio era un ragazzo, lo dico chiaramente perché intanto eravamo coetanei, era l'ambasciatore più giovane che l'Italia aveva in giro per il mondo. Era una persona che non amava farsi chiamare Sua Eccellenza, anche se gli spettava di diritto. Manteneva una istituzionalità e una capacità di portare avanti la rappresentanza dell'Italia senza farlo pesare, con una levità rara. Era il ragazzo, come mi hanno raccontato svariati cooperanti, che in camicia bianca ti aspettava all'ingresso di una pizzeria dove una volta l'anno incontrava gli italiani del Congo dell'Est. Il Congo è un paese enorme, quindi lui si spostava 4 volte l'anno per incontrare gli italiani nelle varie parti. Con il sorriso ti abbracciava e dava a tutti il numero di telefono, usando una frase che quando me l'hanno riportata in diversi fa un po' paura oggi. Diceva: dobbiamo tenerci in contatto perché voi siete in pericolo. In realtà in pericolo abbiamo capito che c'era lui in prima persona. Lui aveva scelto di vivere in Congo con tutta la famiglia. Lui aveva due gemelli piccolissimi e una bambina, fatti con Zakia, la moglie conosciuta in Marocco quando lui lavorava come attaché alla nostra ambasciata in Marocco.
e aveva deciso che doveva vivere in Congo perché voleva capire dove si trovava. Lui viveva la strada, la ONG creata dalla moglie, mamma Sofia, salvava i bambini poveri di Kinshasa. Kinshasa è una città mastodontica, poverissima e pericolosissima. Quindi lui era una persona semplice, una persona che credeva molto in quello che faceva. Riusciva a rappresentare il nostro paese in maniera, io credo, veramente eccellente. Tanto che le testimonianze che ho trovato non sono solo di italiani che avevano bisogno di lui, fra virgolette, perché lui ha organizzato un volo per riportare tutti gli italiani in Italia quando è scoppiato il Covid. Non era così semplice, ma lui ce l'ha fatta. Ma ho sentito congolesi, il dottor Mukwege, premio Nobel per la pace del 2018, che ha voluto scrivere la prefazione del libro perché aveva un ricordo pieno e bello di Luca Attanasio. Ecco, tu hai detto ovviamente voleva vivere in Congo. Cosa significa fare l'ambasciatore in un paese di questa complessità? Poi ovviamente entreremo nel merito anche di che cos'è il Congo e del perché questa realtà è così complessa. Intanto è logisticamente difficile perché la capitale è nell'estremo ovest del paese e il paese è tutto ad est. Dalla zona dove è stato assassinato Attanasio alla capitale ci sono 3.000 chilometri. Non esistono le strade, ci si sposta esclusivamente in aereo, quindi è molto complesso. Lui cercava di tenere uniti gli italiani con una rete. Gli italiani sono pochi in Congo, nell'est sono soprattutto cooperanti, missionari e un po' di uomini d'affari, però siamo un'etnia poco importante anche a livello socio-economico in Congo. Lui cercava di anche dare un ruolo all'Italia, voleva, mi hanno raccontato varie persone, che l'Italia avesse un ruolo economico, sociale e diplomatico in quel paese. Perché il Congo, nonostante sia un paese povero come popolazione, è uno dei più ricchi al mondo e sono tante le potenze che ci stanno mettendo le mani e lui, sempre con il rispetto, sempre con le metodiche giuste, ma voleva che l'Italia avesse un ruolo anche nella gestione di un paese così e soprattutto un ruolo in Africa, perché l'Italia è, che lo vogliamo o no, la porta d'ingresso dell'Africa per l'Europa. Noi dobbiamo pensare che l'Africa centrale, l'Africa subsahariana e l'Africa mediterranea sono molto vicine a noi e quindi secondo quello che pensava Attanasio, e io sono d'accordo, dovremmo ripensare a un ruolo diverso proprio in funzione dell'Africa, perché né le migrazioni si possono fermare, né si può lasciare un continente intero alla deriva. Hai già detto in poche parole ovviamente che cos'è il Congo, un paese che combatte con la povertà della sua popolazione, ma che ha invece delle grandi ricchezze, dei grandi tesori, per i quali ovviamente, tra virgolette, si combatte, no? Credo che sia questo anche il motivo per cui è un paese anche così instabile, anche se si chiama Repubblica Democratica del Congo, che è un nome forse un po' altisonante per quella che è la sua realtà. Allora proviamo anche proprio a spiegare qual è la realtà del Congo. Devo dire che leggendo il libro se ne percepisce davvero la grande complessità. Io che sono uno che ho sempre subito il fascino della complessità, a me piacciono le cose che non capisco e in questo caso devo dire che la complessità è davvero elevata. Il Congo io credo che sia la cartina di tornasole dell'Africa. Se vogliamo che l'Africa funzioni, il grande gigante nel suo cuore deve funzionare, deve trovare una stabilità politica vera. Adesso c'è un governo che è più o meno eletto democraticamente dopo decenni di oligarchia o cleptocrazia, che è una parola che mi piace un sacco, delle grandi famiglie africane. Bisogna che la comunità internazionale, l'Unione Africana in primis, capiscano che questo Stato ha bisogno di stabilità, che i paesi intorno smettano di saccheggiare
le ricchezze della Repubblica Democratica del Congo. Quando un piccolo paese come il Ruanda, ma lo stesso lo fa il Burundi e l'Uganda, riescono ad avere un'economia che cresce 4 volte quella del paese accanto, esportando minerali che in realtà non ha, non ci sono miniere di quei minerali in Ruanda, in Burundi, in Uganda, ma vengono esportati. Nessuno si chiede perché, perché le grandi multinazionali non hanno interesse a chiederselo. E come mi racconta anche l'ex ministro Kienge nel libro, la lotta per ottenere la tracciabilità al Parlamento europeo è diventata, si è concretizzata soltanto un anno fa, quando lei mi ha detto che ha presentato un progetto ben 6 anni fa. Perché? Perché c'è tanta resistenza, perché gli interessi sono troppo grandi e di multinazionali troppo importanti. Questo è il motivo per il quale uno dei capitoli del libro si intitola proprio Congo, una ricchezza maledetta, no? È un paradosso. Io credo che il problema del Congo sia la troppa ricchezza, perché facendo un esempio banale, Haiti in questi ultimi giorni è salita alle cronache perché hanno rapito un nostro connazionale, un ingegnere. Haiti non ha niente, non ha niente, è un paese poverissimo, non ha risorse minerarie, non ha le foreste perché le hanno già abbattute tutte, quindi ad Haiti nessuno ha interesse ad andarci, nessuno ha interesse ad approfittarne del paese. Quindi probabilmente una soluzione per aiutare Haiti si troverà, perché non ci saranno grandi opposizioni. Sarà un problema, sarà un viaggio lungo, sarà un percorso complicato, però si troverà il bandolo della matassa. In Africa non sarà così, perché ci sono le nuove potenze, come la Russia e la Cina, che stanno entrando in maniera prepotente. La Cina già controlla molti paesi sull'Oceano Indiano, addirittura ha provato a scalzare la Francia dell'Africa occidentale facendo cambiare la moneta. Nell'Africa occidentale c'è il cosiddetto franco CFA, che è una moneta artefatta garantita dal tesoro di Parigi, che ne garantisce la stabilità, come con 3 volte il valore della moneta circolante in materie prime. Quindi è conveniente per la Francia. La Francia perché è più ricca dell'Italia? Perché saccheggia quotidianamente l'Africa. La Cina ha provato a far cambiare la moneta, ancora non c'è riuscita, ma io non credo che demorderà. La Russia fa di peggio. La Russia, la guardia personale del presidente della Repubblica Centrafricana è composta da mercenari russi del gruppo Wagner. In Sudan, un governo canaglia, i russi stanno costruendo una base militare a Port Sudan per il controllo del Mar Rosso. Quindi non basta che noi europei, che siamo sempre più marginali, capiamo che dobbiamo aiutare questo percorso. Ci sono nuovi predatori, fra virgolette, pronti ad approfittarne. Prima di entrare nel merito della vicenda specifica dell'omicidio di Attanasio, la domanda che mi viene da farti sentendo queste due parole è: perché cose che si percepisce già dalle tue parole sono così strategiche per il futuro dell'umanità, per il futuro di tutti noi, non soltanto per il futuro dell'Africa, non arrivano mai all'ordine del giorno dell'interesse, se non quando fugacemente, poi diciamo la verità, succede un fatto come grave come l'omicidio di Attanasio, che comunque è rimasto in superficie, non è che si è andati a cercare di capire cosa realmente era successo. Non c'è interesse. Mi è capitato di parlarne con dei colleghi la settimana scorsa, parlavamo di cosa parlare di esteri e io ho detto: ma c'è stato il secondo colpo di Stato in Mali in 8 mesi, la Francia ha spostato i militari dal Niger, c'è il ministro degli esteri italiano in Niger con la missione, ci sono tante cose interessanti. Mi hanno detto: guarda, non ci interessa, l'unica cosa che interessa è se qualcosa coinvolge direttamente la cronaca stretta che riguarda il paese. Quindi se non si comincia a parlare di quello che succede in Africa, come in Medio Oriente, come in Asia, perché il problema è sempre lo stesso, e non si, fra virgolette, educa la gente a domandarsi
perché ci sono colpi di Stato, cosa succede con le migrazioni, da dove vengono queste persone, da dove viene tutto quello che abbiamo intorno, non migliorerà la situazione. Io mi rendo conto che l'informazione sia molto colpevole, perché Luca, noi viviamo di informazione e quindi siamo schiavi di quello che la gente vuole sentirsi dire. E la gente di ciò che succede in Congo, come in Mali, ma anche come in Siria, ci sono state le elezioni in Siria, ha preso il 96% Assad con due fantocci del suo partito che hanno preso il 3 e il 2%, nessuno neanche l'hanno detto in Italia. Quindi se non ci si interessa a quello che succede, io credo che faremo fatica noi cittadini e l'Italia ad avere un ruolo che non sia subalterno. E da questo punto di vista, l'approccio anche con il tema che tu hai citato più volte, che ovviamente è centrale, che è quello delle migrazioni, no? Nel quale noi vediamo ovviamente la punta, cioè l'arrivo nelle nostre coste di queste persone che arrivano da vari paesi, per le quali poi sarebbe anche, diciamo, importante, non per la mia predisposizione personale, perché secondo me una persona che arriva in stato di bisogno, mi interessa poco sapere se è un migrante economico o se è un migrante politico, arriva da un paese in guerra, è comunque una persona che arriva con una condizione di bisogno. In realtà invece questa è una distinzione che va fatta, che andrebbe fatta. Ecco, da questo punto di vista, quanto sarebbe importante appunto una maggiore conoscenza, una maggiore capacità anche di intervenire sulle motivazioni di questo fenomeno? Secondo me sarebbe fondamentale. Intanto bisognerebbe capire se il nostro Ministero degli Esteri sa quante guerre effettivamente ci sono in Africa in questo momento, perché avrei qualche dubbio che le conosca tutte. Quindi quando dicono quel gruppo di migranti viene da un paese in guerra, non è vero, non lo sanno. Spesso, perché sono tante le guerre, ci sono guerre a bassa intensità, ci sono guerre vere e proprie, ci sono scontri tribali, quindi è tutto molto complicato. Io ripeto, secondo me l'Italia potrebbe avere un ruolo importante, perché le migrazioni vanno sicuramente controllate, nel senso di capire come arrivano, chi sono e chi non sono, questo è fuori di dubbio, ma primo, non sono gestibili, nel senso non si possono fermare, non si sono mai potute fermare le migrazioni, non le potremo fermare oggi perché è un fenomeno normale. Secondo, ci sono, io ho conosciuto tanti africani che resterebbero volentieri a casa loro se avessero la possibilità di restarci, se non avessero il rischio che gli bruciano il villaggio, che gli stuprano la figlia o semplicemente che trovassero un lavoro. Io ho conosciuto dei ragazzi del Mali, appunto, che vivono nei campi profughi in Niger e hanno detto: noi vorremmo restare in Niger perché il Niger è un paese stabile, ma non abbiamo un lavoro. Quindi dove finiscono questi ragazzi? Questi ragazzi finiscono in Libia e poi ce li ritroviamo noi nelle coste. Quindi il problema è sempre a monte. È difficile, banale, superficiale dire aiutiamo tutti, dobbiamo aiutare tutti, o quelle stupidaggini aiutiamoli a casa loro. È proprio una cosa che proprio non ha senso. Cosa vuol dire aiutiamoli a casa loro? Chi aiutiamo? Un governo corrotto che si passa di padre in figlio alla presidenza, le presidenze a vita? Facciamo arrivare fiumi di soldi alle famiglie del Gabon, che c'è Bongo da 50 anni, o Sassou Nguesso nella Repubblica del Congo? Sempre i soliti. È facile imparare i nomi dei politici congolesi. Quando ne hai imparati 4, sei a posto per 50 anni, perché si ripassano da padre, figlio e nipote. Quindi intanto mancano gli interlocutori in Africa e secondo me manca una politica vera di costruzione di infrastrutture, posti di lavoro in loco, perché far lavorare le persone nelle miniere come schiavi non è creare posti di lavoro. Ecco, ci torneremo poi nella parte conclusiva a questo ragionamento. Adesso arriviamo invece all'episodio specifico, cioè all'omicidio di Attanasio. Cerchiamo innanzitutto di inquadrare in quel momento Attanasio, perché stava facendo quel viaggio, in che zona era e quali erano ovviamente già le complessità presenti che poi hanno portato all'episodio. Erano 3 giorni in Kivu. Nord e Sud Kivu, che sono 2 province dell'estremo oriente della Repubblica Democratica del Congo,
aveva una serie di appuntamenti, aveva visitato l'ospedale del dottor Mukwege, aveva dormito dai padri Comboniani con cui lui aveva, scusate, padri Saveriani, con cui lui aveva un rapporto molto stretto, è andato a messa insieme a loro e poi era partito. Erano due auto del World Food Program. Con lui non c'era la scorta, tranne il carabiniere Vittorio Iacovacci, che era la sua guardia del corpo, e nell'altra macchina c'erano altri membri del PAM, compreso Rocco Leone. Quella strada, che è sterrata, è la strada principale, si chiama Route Nazionale 2, è la strada principale che attraversa la regione, è l'unica che c'è in terra battuta. Era stata catalogata 72 ore prima dalle Nazioni Unite come gialla, cioè porre attenzione ma non necessaria una scorta armata. Quindi macchine non blindate, niente giubbetti antiproiettile, niente scorta armata. 6 o 7 persone, perché non è chiaro, armati di Kalashnikov e macete, hanno cominciato a sparare contro le due auto. Fra l'altro, perché Attanasio rispettava poco il protocollo, ma la persona importante va nella seconda auto, sempre. Lui era nella prima. Addirittura mi hanno raccontato dei giornalisti locali, era perché il secondo prende tanta polvere addosso e non si respira, per far star meglio l'ambasciatore lo mettiamo nella prima macchina, ma protocolli di sicurezza non rispettati. Cominciano a sparare, uccidono subito l'autista, Mustafa Milambo, feriscono gli altri, li trascinano a poche decine di metri e subito gli spari attirano le ecoguardie. Lì c'è una postazione dell'esercito congolese a 300 metri che non è intervenuta se non in un secondo momento, perché l'esercito congolese è un esercito di disertori, di delinquenti che pensano soltanto a saccheggiare la popolazione. Le guardie del parco invece sono un gruppo serio, infatti ne hanno ammazzati 90 negli ultimi 6 anni perché cercano di uccidere i gorilla, gli ultimi gorilla di montagna. Quindi loro sono un corpo che interviene, loro sono arrivati e hanno cercato di salvare la vita all'ambasciatore. Era troppo tardi, l'ambasciatore esanime è arrivato all'ospedale di Goma, che è gestito dall'esercito indiano, ma era praticamente già morto. È anche girata la voce che ci fosse dietro una dietrologia sul fatto che fosse stato ucciso un magistrato che indagava su Attanasio 3 giorni dopo. Non è vero, quel magistrato non aveva niente a che fare con il caso Attanasio, e fra l'altro Luca è stato ucciso dall'esercito congolese che stava saccheggiando un villaggio, ha visto due auto militari che gli potevano dire qualcosa tipo smettete di torturare la popolazione locale, e hanno cominciato a sparare sulle auto militari, perché lì funziona così. Il governo centrale ha subito dato la colpa a un gruppo ribelle Hutu che A. non agisce in quella zona, B. non ha più finanziatori internazionali, C. è ridotto ai minimi termini, ma sono i cattivi di turno, sono gli Hutu del genocidio ruandese del 94, non hanno padrini, non li vuole più nessuno, e quindi è facile dare la colpa a, si chiamano FDLR. Loro hanno subito smentito, l'unica cosa che hanno fatto è che hanno un addetto stampa, ho scoperto, che ha mandato un comunicato che smentiva il loro coinvolgimento. Poi hanno cominciato a incolpare a destra e a manca, tuttora il governo congolese continua a parlare della colpa degli Hutu. In realtà io credo che fosse un tentativo di rapimento di un personaggio importante, non hanno capito che era un ambasciatore, hanno visto semplicemente due macchine delle Nazioni Unite e quella era sufficiente, e una responsabilità importante va data alle Nazioni Unite, perché una settimana prima il console belga con 3 diplomatici, 2 polacchi e un lituano, aveva attraversato quella strada con 3 mezzi blindati delle Nazioni Unite. Perché il nostro ambasciatore invece senza neanche una camionetta? Ma quale può essere la motivazione che ha portato 72 ore prima a fare questa derubricazione della pericolosità della strada? No, perché a me, da come tu hai descritto questa situazione di una complessità mostruosa, mi immagino delle persone alle Nazioni Unite che dicono: ma sai, questa strada qui però facciamola diventare gialla, perché tanto, cioè, è una cosa che mi sembra un po' cervellotica, ma invece in realtà nasconderà, penso, una motivazione. Almeno spero, meglio una motivazione sbagliata che una cosa fatta così tanto per fare.
Guarda, è tutto talmente aleatorio in Africa che probabilmente non ci hanno guardato. Perché a me è capitato all'aeroporto di Goma che il volo non partisse perché si erano dimenticati di accendere le luci della pista. Dici, cosa è successo? Si è rotto? È stato un guasto? No, non abbiamo acceso le luci, il generatore non è stato caricato. Quindi sono cose che veramente possono capitare. Una cosa grave è che 12 ore prima c'era stato un alert dell'esercito congolese che aveva messo in allerta 3 battaglioni della regione per un movimento di un altro gruppo guerrigliero islamista più a nord. Però comunque c'era un alert. Al PAM questo alert dicono che non sia mai arrivato. Quindi le colpe, infatti l'unica intervista che ha lasciato la moglie di Attanasio, Zakia, lei ha parlato di un tradimento, poi l'hanno fatto fare marcia indietro, infatti si è un po' rimangiata le parole, ha detto io intendevo che era stato tradito perché era stato male organizzato. Su questo è innegabile, tu ti affidi alle Nazioni Unite, Luca, se io e te andiamo sotto la bandiera delle Nazioni Unite, noi pensiamo, sarà sicuro? Avranno fatto il piano alla macchina di benzina perché pensiamo di essere sotto una grande bandiera. In realtà sono stati superficiali, leggeri, credo che abbiano sottovalutato il caso e che io, dalle fonti che ho avuto, lo stavano seguendo da qualche giorno. L'avevano visto sul battello che attraversa il lago Kivu, che va da Goma a Bukavu, quindi avevano già mirato il personaggio di primo livello. Che lo volessero uccidere io non credo, perché non c'è convenienza, anzi adesso è già finita, però per un po' hanno avuto gli occhi del mondo addosso. E qual è, cioè chi è in una situazione come questa che si assume la responsabilità di quello che succede, no? Perché tu pensi a un episodio così grave e dici, beh, a un certo punto però ci sarà uno che dovrà rispondere di quello che è successo sul piano organizzativo, poi tu l'hai già detto, insomma, bisogna cercare di capire chi è stato materialmente, però in questo caso mi sembra più grave a monte la responsabilità, perché quello potesse rappresentare un pericolo è oggettivo, insomma, no? Il PAM, il Programma Alimentare Mondiale, non si è assunta nessuna responsabilità. L'unico testimone oculare, Rocco Leone, l'altro italiano, non viene fatto parlare, parla solo attraverso il loro ufficio stampa per comunicati, e quindi loro hanno scaricato ogni responsabilità. Il governo congolese non si è preso responsabilità, continua a incolpare gli stessi. Addirittura il presidente del Congo, nel summit di Parigi di 2 settimane fa, quello organizzato da Macron, dove c'era anche Draghi, si è vantato di alcuni arresti. Ha semplicemente usato una grande platea per poter dire che avevano fatto qualcosa. Ho saputo da fonti vicine ai... un animale non del Congo, ma insomma, però è già pericoloso, da fonti vicine agli inquirenti congolesi, che in realtà questi arresti sono spalmati negli ultimi 3 mesi, quindi non è vero che ci sono arresti recenti, è semplicemente una summa di vari arresti e persone rilasciate, perché estranee ai fatti, che sono avvenute in questi 3 mesi di indagini. Quindi il governo italiano, Luca, ha un fascicolo aperto alla Procura di Roma, però 4 carabinieri dei ROS mandati in Congo, cosa potranno mai scoprire? Ora poi che dopo l'eruzione del vulcano Nyiragongo, la zona di Kibumba dove è stato ucciso Attanasio è coperta di lava, quindi non si fanno neanche più rilevamenti. Il governo congolese non ha interesse, ha già trovato i cattivi di turno. Le Nazioni Unite cosa hanno fatto? Hanno fatto le loro indagini e poi le hanno consegnate alla magistratura italiana, dicendo noi abbiamo chiuso, non ci sarà un colpevole. L'omicidio di Attanasio, in casi come questi appunto la ricerca della verità mi sembra che sia più una ricerca che va alle cause che non agli effetti. Forse in realtà scoprire chi sono gli autori materiali, certo è importante, ovvio sono dei criminali, ovvio che devono pagare per quello che hanno fatto, ma diventa quasi la cosa meno
rilevante in un contesto come questo, no? Io percepisco dalla tua spiegazione, ne ricavo questa sensazione. Assoldare 4 delinquenti per sparare contro una macchina in Congo è la cosa più semplice che c'è. Si chiamano coupeurs de route, sono quelli che tagliano la strada per bloccare le macchine e rapinare. È semplicissimo. Ma chi ha detto che a quell'ora passavano due macchine dell'ONU? Chi ha dato l'ok perché si potesse sparare contro due macchine dell'ONU? Ricordiamoci che lì c'è una missione, una delle missioni più longeve delle Nazioni Unite, la MONUSCO, che è da molti anni lì, c'ha quasi 20.000 soldati, costa quasi 1 miliardo l'anno. Quindi c'è una presenza fortissima in Congo delle Nazioni Unite. Ci sono delle manifestazioni nelle ultime settimane, anche il sole che ci bacia, non me l'aspettavo, nelle ultime settimane in cui la gente chiede alle Nazioni Unite di andarsene, perché li ritengono inefficienti ed inefficaci. Sono, onestamente, ho sentito tante persone, sono militari che non fanno niente, stanno nelle caserme, se ne fregano di tutto quello che succede. Sono pakistani, indiani, che fra l'altro non so come facciano ad andare d'accordo, bengalesi e nepalesi. Non si battono sicuramente per la popolazione, però la presenza c'è. Quindi qualcuno che tira le fila, e questo l'ha detto, è l'unica cosa vera che ha detto il presidente congolese a Parigi, c'è un mentore, come ha detto lui. Io credo che non verrà mai fuori, perché chi ha dita in Ruanda lo fa su rischio e pericolo. Il presidente del Ruanda è una potenza importante, ha fatto rapire un giornalista ruandese che si era rifugiato in Mozambico, quindi se legge il libro Sparisco, probabilmente il Ruanda mi ha rapito. Ma io, infatti, vedi che il Ruanda non l'avevo neanche citato, non volevo correre rischi, era stato previdente. E quindi io ti dico che la verità c'è, ma non hai, nessuno ha l'interesse di tirarla fuori. E che senso ha allora investire risorse così importanti, e che senso hanno le presenze internazionali militari in realtà come queste? Lasciamo ovviamente l'importanza di chi opera nelle ONLUS, nelle missioni, nei progetti alimentari, no, è del tutto evidente, anche laddove c'è un pericolo lo capisci il perché. Poi se mi dici che c'è una struttura militare di questo tipo che non serve assolutamente a niente, già lo capisci un po' di meno. L'ONU parte spesso con buone intenzioni. Io vedo che in Africa le buone intenzioni si concretizzano veramente raramente, perché non c'è un paese africano in difficoltà, ovviamente togliamo il Sudafrica o poco altro, dove non c'è una missione, dove non ci sono soldati. Questi soldati, nella migliore delle ipotesi, incidono poco, nella peggiore sono dannosi, sono ininfluenti. Se sono soldati dell'Unione Africana, normalmente odiano il paese dove sono andati, e quindi è ancora peggio, perché c'è un tribalismo fortissimo. Se sono asiatici, sono stati mandati lì e appena possono li ritirano. La Malesia ha avuto un morto negli ultimi 3 anni nella Repubblica Democratica del Congo, ha ritirato un contingente di 300 soldati. Hanno cercato la scusa per ritirarsi, perché secondo il regolamento delle Nazioni Unite, se viene ucciso un militare in azione, il contingente può essere ritirato. Quindi si appellano a tutto. Ovviamente l'Italia non lo fa, però l'Italia, come la Spagna, come la Gran Bretagna, come la Svezia, non riescono a coprire tutti questi stati. Noi abbiamo 500 soldati in Niger, abbiamo vari contingenti, abbiamo un contingente in Somalia, abbiamo un contingente al porto di Djibouti. Facciamo quello che possiamo. Il problema è che le Nazioni Unite forse andrebbero ripensate, anche i veti dei cosiddetti grandi, secondo me, Luca, andrebbero tolti. Come verrà rubricato, come passerà alla storia secondo te Attanasio, come verrà ricordato, come un sognatore, come un uomo che forse ha voluto fare delle cose che in quella realtà non erano possibili, oppure come, almeno questa è l'idea che io mi sono fatto anche leggendo il tuo libro, come realmente una figura che dovrebbe incarnare la nuova frontiera, i nuovi ambasciatori nel mondo,
dovrebbero avere questa caratteristica, no? Quella che vediamo nei film dell'ambasciatore che fuma il sigaro e beve il whisky nella comoda sua ambasciata, no? The Serpent, per citare una delle ultime serie di Netflix che ha dato un'idea precisa su questo. Io sarei orgoglioso se avessimo dei diplomatici in giro per il mondo che ci rappresentano come era Luca Attanasio, uno che è lì per aiutare, me come giornalista, un altro come missionario, come cooperante, ma anche un'azienda che vuole investire. Certo, forse lui si è fidato un po' troppo dei suoi rapporti personali. Alcuni colleghi mi hanno detto che lui aveva un po' il vizio di affidarsi tanto ai missionari. Lui era molto credente, molto religioso, aveva grandi amicizie con i missionari, che sono persone fantastiche, ma hanno un piccolo difetto. Credono di conoscere la popolazione e la realtà locale troppo bene. Non è sempre così, perché loro hanno ovviamente un modo di vedere le cose sempre in positivo. Devono pensare che sono tutti buoni, insomma. È questo il problema. Perché purtroppo, e questa potrebbe essere stata una debolezza, perché lui si spostava utilizzando come rete soprattutto i missionari, che sono lì da 20 anni, che sono amati dalla popolazione, che parlano la lingua locale, ma che hanno una visione troppo ottimistica. E questo, se vogliamo dirlo, potrebbe macchiare di superficialità la figura di Attanasio, e questo potrebbe aver portato alla sua morte. Ma io sono orgoglioso di averlo avuto come ambasciatore. Vogliamo dedicare un applauso anche alla figura di Attanasio, perché penso che lo meriti, oltre che ovviamente al lavoro di Matteo, alle parole che ho speso. Ti faccio, Matteo, le ultime due domande, una di carattere più generale e una di carattere personale. Quella di carattere generale è la realtà dell'Africa in questo momento, alle prese chiaramente anche con la grande tematica con la quale tutti oggi ci troviamo a dover far fronte, no? Che è quella del Covid. Adesso diventa, tra virgolette, importante anche per noi. Ieri l'intervista di Ilaria Capua diceva: attenzione però, perché se noi non vacciniamo anche questi, il problema non lo risolveremo mai, no? E quindi diventa un po' una forma, diciamo, magari un po' pelosa di interessarsi di un argomento, però intanto è già meglio di niente, quindi accontentiamoci, diciamo, da questo punto di vista. Come sarà possibile affrontare una questione di questa complessità in realtà come quelle che tu hai descritto? Tutto riguadagnato, come dicevi tu. Sul Covid mi hanno detto una cosa stranissima dei medici, mi hanno detto: sì, il Covid è un problema in Africa, ma per noi è uno dei problemi. Noi abbiamo l'Ebola, abbiamo la malaria, abbiamo il rischio di essere uccisi tutti i giorni. Quindi è uno dei problemi. Per voi è il problema che ha cambiato il vostro modo di vivere. Per noi non è così. Primo, perché l'incidenza è piuttosto bassa. Secondo, perché siamo abituati a guadagnarci la vita giorno per giorno. Quindi a livello sociale ha impattato molto meno. I vaccini fino a 3 mesi fa non esistevano, non erano praticamente arrivati. Ora stanno finalmente arrivando. Non so come abbiano fatto, però si sono velocizzati, soprattutto con AstraZeneca ne stanno arrivando tantissimi, quindi stanno cominciando a vaccinare la popolazione. I ragazzi che vengono dall'Africa spesso sono giovani, sono in buona salute generale, e poi poverini hanno passato o la malaria o insomma delle problematiche sanitarie importanti, quindi hanno degli organismi piuttosto combattivi. Però è fondamentale vaccinare queste persone, perché il flusso non si fermerà, e la nostra, che è una popolazione indubbiamente più debole rispetto alla loro fisicamente, è il modo giusto per uscire tutti insieme. Però mi ha colpito molto che loro non sono così preoccupati come siamo noi. E l'ultima cosa che voglio chiederti è di carattere, dicevo, più personale, no? In questi giorni, con la scomparsa di Franco Battiato, abbiamo riascoltato tutti quanti tante delle sue canzoni, una delle più belle, che si chiama proprio Mal d'Africa. Esiste, Matteo, il Mal d'Africa, e se esiste, tu ne sei affetto? Sì, esiste, perché io sono stato là da solo. Prendevo i pullman perché avevo finito i soldi, quindi dovevo usare i pullman. 6, 8, 12 ore in pullman, l'unico bianco con 40-50 neri. Non mi ha mai
dato fastidio a nessuno, ma nella maggior parte delle volte mi aiutavano, mi davano da mangiare, mi adottavano come il muzungu, cioè il bianco, ma con una gioia, con una voglia di stare insieme enorme. Tante piccole cose ti mancano dall'Africa. A me l'Africa, non vedo l'ora di poterci tornare, con tutte le problematiche che ci sono, ti lascia dentro qualcosa. È la gente, perché purtroppo la terra in sé l'hanno massacrata, ma le persone, quello che sono, quello che hanno voglia di raccontare e il rapporto che ti danno è veramente qualcosa che ti entra dentro. Poi ovviamente ci sono persone che hanno ucciso Luca Attanasio, ma la maggioranza delle persone sono persone con un cuore enorme. E consiglieresti a chi parla tanto di Africa senza conoscerla magari di farci un giretto prima di esprimere giudizi come quelli che spesso sentiamo? Io penso che sarebbe fondamentale per i nostri politici in primis, ma anche per la gente comune, uno stage di un paio di mesi estraendo a sorte un paese africano di quelli veri. Io quando intendo Africa intendo l'Africa nera, l'Africa, il cuore dell'Africa, non l'Africa mediterranea. Perché si capisce tutte le banalità, hanno poca voglia di lavorare, sono bugiardi. Non è vero. È difficile lavorare lì. Non sono gli unici comunque, devo dire, anche se fosse vero. È difficile lavorare lì. Sono ritmi diversi. Ancora mi ricordo una volta arrivo a un pullman e chiedo all'autista, trovo l'autista, dico scusi, a che ora parte il pullman? Quando è pieno? E io, e se è pieno domani? Parte domani. Cioè, bisogna capire che hanno vissuto tutta la vita così. Quindi trasformarli completamente nella nostra società, secondo me, non è possibile. C'è un viaggio, un percorso da fare, ma credo che sia intanto fondamentale per il futuro di tutte le società del mondo. E poi utile, sicuramente utile. Bene, se qualcuno che vuol fare qualche intervento, osservazione, anche domanda, Egidio, a parte mandare in cielo il tuo figliolo senza soldi, veramente, guarda, non hai mai fatto una bella figura, mi sono dispiaciuto da questa cosa. Avevo perso la carta di credito e non volevo dire alla mamma di mandarmi dei soldi. Questa è la realtà, però non la volevo dire tutta. Allora ti ha salvato, ma meno male. Che l'Africa vince sempre. Quindi tu ti devi calare nella realtà africana. Africa wins again. Vince l'Africa e tu diventi, fra virgolette, africano. Se no, devi tornare a casa tua. Allora, grazie a tutti voi per aver partecipato. Abbiamo avuto, vedi, la costanza è stata premiata. Devo dire che se fosse stata una giornata come ieri, qui no. non ci si stava. Quindi era quasi fine, peggio. Mi consolerò così. Grazie bene. Luca. Grazie a te per avermi aiutato oggi in questo viaggio e per avermi dato la possibilità di presentarla ad Arezzo, perché ci tenevo particolarmente. Sono aretino, puro sangue, e sono orgoglioso di esserlo. Bene, grazie.